Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. E in questo video vi dirò 5 consigli o magari 5 soluzioni per rendere i vostri dipinti più brillanti. Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare un mi piace se questo video vi sarà d'aiuto o un commento per condividere la tua opinione o se hai domande lasciamele qui sotto e magari iscrivervi al canale, mi farebbe tantissimo piacere avere un nuovo socio in questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Da quando ho iniziato a dipingere, mi sono sempre chiesto perché i miei dipinti fossero più grigi e spenti rispetto a quelli degli altri. Con il tempo e con l'aiuto dei professori e dei maestri che mi hanno seguito, ho stilato quelli che sono i miei 5 consigli o le 5 soluzioni per rendere i nostri dipinti più brillanti e vivi. Il primo consiglio è quello di utilizzare meno solvente, perché il solvente tende a sciogliere le molecole del colore e a impastare poi i colori tra di loro. Naturalmente c'è chi utilizza il solvente come medium, quindi io non lo sconsiglio, però chi lo fa, insomma, faccia attenzione. Ma anche quando poi puliamo i nostri pennelli, facciamo ben attenzione a pulirli per bene. Il mio consiglio è quello di utilizzare un pezzo di carta mentre dipingiamo e tenerlo sempre nella mano sinistra, in cui andiamo a pulire il pennello senza doverlo andare a bagnare nell'acqua aragio, nel solvente, qualsiasi altra cosa. E magari se ne abbiamo la possibilità di utilizzare dei pennelli in base alle tonalità che stiamo utilizzando: chiari, caldi, freddi e cose varie. Secondo consiglio è che usiamo troppi colori impastati. Sarebbe buona regola, ma in primis mi scordo, quella di prepararsi già le tonalità sulla tavolozza e sarebbe il desiderio di ogni artista mettere il colore giusto al posto giusto. Però a volte tendiamo a mettere una pennellata, poi ne mettiamo un'altra, poi un'altra e arriva un momento in cui i colori tendono a sommarsi tra di loro, a impastarsi, e magari una pennellata che abbiamo messo all'inizio di una terra si va a mischiare con un blu oltremare e il rosso diventa grigio, veramente diventa un pasticcio, dobbiamo aspettare che magari si asciuga o pulire tutto quanto e ricominciare da capo. Il terzo consiglio invece è quello di utilizzare sempre pennelli buoni e messi per bene. Perché se sono pennelli rovinati o che magari non abbiamo pulito per bene, quindi il consiglio è pulizia dei pennelli e dei materiali, l'olio che comunque tende ad asciugarsi molto lentamente nelle setole può rimanere, quindi porzioni di colori diciamo vecchio, specialmente se dipingiamo quotidianamente, che potrebbe poi andarsi a miscelare con i colori nuovi puliti, perché andandolo a bagnare nel medium, nei solventi, tende di nuovo a sciogliersi. Pulizia sempre. Il quarto consiglio invece è quello di utilizzare colori puri e quindi di stringere la nostra tavolozza a 4-5 colori e di non utilizzare tanti colori, perché a meno che non stiamo utilizzando colori della Mussini o il My Mary puro, tutte le altre linee di colori sono soltanto imitazioni e quindi quando noi utilizziamo addirittura l'arancione, il rosa, sono colori troppo chimici e alla prima miscela tra due colori del genere si spegne, perché sono nella maggior parte dei casi imitazioni. E l'ultimo consiglio che vi do, che non deve essere però il primo, ma è proprio ultimo, perché magari dovreste mettere in atto solo quando i primi quattro non hanno funzionato, è quello di comprare dei colori migliori. O magari di fare i colori ad olio fatti da sé. Vi lascio da qualche parte il video su come fare i colori ad olio. Perché dei colori comunque scadenti, come ho già detto prima, nella maggior parte dei casi possono essere perfetti, brillanti, colorati, ma sono imitazioni e non sono i colori originali e quindi sono chimici. Un altro consiglio che vi do prima di iniziare a dipingere è quello di spolverare i nostri dipinti. Se io prendessi questo autoritratto che sto facendo, è veramente pieno di polvere. E dando una mano di medium prima di incominciare a dipingere, cosa succede? Che questa polvere tende a inglobarsi nell'olio, nel colore, e si sporca, diciamo così, la superficie pittorica diventa sporca di polvere. E questi erano i 5 consigli su come avere dei dipinti brillanti. Spero di essere stato d'aiuto e quindi se sì vi chiedo di lasciare un mi piace e di lasciare un commento per condividere la tua opinione o se hai delle domande lasciale qui sotto e di iscriverti al canale, mi farebbe tantissimo piacere. Grazie se sei arrivato fino a qua, arrivederci.